Una fase del percorso che mi ha colpita in particolar modo è stata la fase dell'autoritratto. L'autoritratto è un'attività che si può svolgere in numerosi contesti educativi o in contesti di cura, in quanto permette all'utente di non avere necessariamente una buona dose di capacità artistiche o creative. Penso che il ritratto permetta all'utente, una volta eseguito il disegno, di fare un'analisi del proprio ritratto, di osservarlo attentamente. Questo in realtà apre un dialogo interiore con se stesso, in quanto l'utente può capire che cosa il ritratto ci vuole dire, qual è la percezione di se stesso rispetto alla realtà, se ci sono ad esempio delle difficoltà interiori che vanno in un certo senso anche risolte. A sua volta il conduttore può osservare il ritratto in modo un po' differente, ad esempio guarderà in che posizione si troverà nello spazio, se ci sono degli oggetti intorno al ritratto stesso, si focalizzerà in particolar modo su quelle che sono le caratteristiche del ritratto. A questo punto potrà porre delle domande all'utente per facilitare il dialogo interiore. Sarà però l'utente poi a dare una risposta a quelle che sono le domande che porrà l'interlocutore. Ovviamente l'interlocutore non dovrà mai dare un'interpretazione sua personale o fare delle sentenze, perché parte la risoluzione dei problemi interiori o la consapevolezza delle proprie emozioni parte sempre dall'utente. Questo tipo di attività mi ha colpito, come ho già detto precedentemente, perché secondo me si può applicare in molteplici contesti. Io personalmente lavoro nella scuola e la maggior parte delle mie giornate le dedico principalmente alla programmazione. Ed è per questo che ho deciso anche di svolgere un corso di arte e terapia come quello che sto facendo, perché vorrei aprire degli spazi in più all'interno della classe, per capire ulteriormente i bambini che ho davanti, di fronte a me. Ad esempio, l'attività del ritratto sarà un'attività che proporrò appunto nelle mie attività scolastiche. È importante per me capire non solo il livello di apprendimento di un bambino, ma è importante anche capire quella che è la sua aspetto più intimo, personale, in modo da facilitare anche le relazioni con loro e sviluppare poi un'intelligenza emotiva. Lo sviluppo dell'intelligenza emotiva è qualcosa che parte fin da piccoli, quindi più diamo la possibilità ai bambini di apprendere questa competenza e più sarà un aspetto che loro utilizzeranno anche nell'età adulta. Detto ciò, concludo e vi saluto. Ciao!